Buongiorno a tutti ragazzi, allora intanto vi invito come sempre a comprarvi le magliette se avete bisogno ovviamente dal sito sotto in descrizione magliacalciosuper.com con il codice sconto Dani avrete appunto il 10% di sconto, maglie fatte benissimo, quindi questa tuta mi è arrivata praticamente proprio da questo sito, poi vendono ovviamente le solite magliette a calcio. Se non sbaglio sui 34-35 euro, quindi comprate da lì perché è veramente un sito che conviene secondo me. Allora, chiusa parentesi, torniamo sul discorso infortuni, perché per molti è un caso avere così tanti infortuni a metà aprile, ovviamente per quelli che non vogliono criticare Allegri, che non vogliono criticare i preparatori atletici, che non vogliono criticare. Che per loro va sempre tutto bene, che preferiscono criticare chi critica. Va bene così. Allora, metà aprile, recuperiamo Emre Can, probabilmente per la partita contro l'Ajax domani, forse Costa, si era fatto male Matuidi all'andata, ha recuperato per fortuna, si fa male che dire non ci sarà per quanto riguarda contro la partita di domani, non è una cosa positiva, nel senso che Khedira non avrebbe comunque giocato, però sono giocatori che comunque sarebbe sempre meglio avere, io sarei sempre propenso ad avere tutta la rosa disponibile e la Juventus soprattutto nei momenti clou della stagione non l'ha mai avuta tutta la rosa. Poi c'è il capitolo Chiellini. Ragazzi, a me dispiace, sarà il capitano, sarà quello che volete, però dal prossimo anno se vuoi fai la riserva, se vuoi stai in panchina, entri. Per fare mezz'oretta, non so, giochi titolare per far riposare un titolare, il titolare fisso che adesso non so chi potrebbe essere dalla prossima stagione, vedremo, però Chiellini ragazzi, e questo problema, perché poi mi dicono, sì ma abbiamo tanti infortuni, ma tanti sono soggetti a infortuni, che tra l'altro comunque è una responsabilità della società, di sicuro non è colpa mia, perché se tu prendi un giocatore già rotto non è il caso di Chiellini ma di qualcun altro, come magari anche Khedira, che era, vabbè, la colpa non è mia se poi ti ci trovi in queste situazioni qui, no? Tre giocatori non hanno avuto infortuni in questa stagione, solo tre, due portieri, Szczęsny e Pinzolio e Bentancur. Tre giocatori, su quanti? Su 25? Su 26? Adesso non so, su 25 penso. Tre giocatori su 25. Quindi, come potete immaginare, che poi traumi, infortuni muscolari, botte, risentimenti, quello che volete, però sta di fatto che per il quarto, la Juventus ha sempre avuto questo problema, ma da 4 anni di fila, appunto fino ad ora, ancora di più. Siamo a metà aprile e abbiamo ancora questi cazzo di infortuni, questi cazzo di infortuni nel momento più importante della stagione. Poi non ci si può lamentare perché si perde la Champions, perché così, perché colà, perché queste cose, anche se magari verso, non so, un'ipotetica finale tu avrai tutti i giocatori, ma il fatto che non hai fatto riposare i giocatori titolarissimi perché magari mancavano le riserve perché erano infortunate, ok? Quello poi peserà anche in un'eventuale finale. Ma se non capite questo, non è colpa mia, cazzo. Chiellini, capitolo Chiellini. Chiellini per una botta ha saltato tre partite, Milan, Ajax, Spal e probabilmente salterà anche la partita di domani. Quattro partite per una botta. Non è un risentimento muscolare, non è un problema muscolare, quello che volete, però significa che il suo corpo non assorbisce nemmeno le botte e soprattutto purtroppo ha dei tempi lunghissimi anche per quanto riguarda una semplice botta. Chiellini non è affidabile, ragazzi, affidabile magari sul campo, quello che volete, ma fisicamente non è affidabile. Fine, il prossimo anno non può partire titolare, non possiamo fare affidamento su di lui. Io piuttosto preferisco un giocatore che magari sia leggermente meno forte di lui, ma che dia garanzie fisiche, che poi magari col tempo, quando gioca e con la continuità, può
può migliorare e comunque può dare una sua sicurezza e soprattutto in più a quella sicurezza fisica che Chiellini a me non dà. Ok? Perché ricordiamoci che tra tutte le partite che ha saltato il signor Chiellini, anche partite molto importanti, c'è una finale di Champions per infortunio muscolare, quella di Berlino nel 2015 contro Barcellona. Ricordiamoci queste cose, perché qua veramente voi volete difendere sempre preparatori atletici, allenatore, società, giocatori. Ma ci sono delle cose evidentissime. Solo chi vuole non vederle, non le vede. C'è un problema. Lo dico da sempre, in queste 2 o 3 settimane ho aumentato questa critica, perché evidentemente il problema non era solo Vinovo. Evidentemente il problema è anche non solo per quanto riguarda la preparazione estiva, che di fatto da anni, da quando si fa sta cazzo di tournée, non esiste praticamente, ma questo problema ce l'hanno, cioè, ce l'hanno tutte le top d'Europa di fatto, e questo non è il problema principale, secondo me, anche se comunque i carichi di lavoro saranno sicuramente molto pesanti, ma sono i carichi di lavoro durante tutto l'anno, ripeto, perché Allegri fa carichi, e poi lo dice pure lui. Cioè, lui si basa molto di più sul fisico, sulla fisicità, che sulla tecnica. Ma il fare carichi di lavoro pesanti, questo non ti assicura di avere una condizione fisica più duratura. Anzi, carichi troppo e i giocatori verso fine stagione crollano. Vedo giocatori e squadre che basano molto, non dico tutto, perché non, cioè, l'estremo non va mai bene se fai troppo da una parte o troppo dall'altra. Non dico tutto sulla tecnica, tutto sul pallone, ci sta a fare la corsa, fare il riscaldamento, fare qualche carico di lavoro, per carità, ci sta a fare appunto comunque lavorare anche sui muscoli, lavorare, ci sta, ma fare principalmente quello e allenare la squadra poco sul giro palla, sulla tecnica, sui passaggi di prima, su quelle cose lì, allora lì poi capisci perché una squadra che basa molto sul pallone la propria stagione arriva a fine stagione che comunque continua a correre, ok? Perché non ha comunque mollato la preparazione fisica, non ha mollato comunque gli allenamenti fisici, va bene? Perché comunque ci stanno, cioè io non dico: cazzo, arrivate al campo d'allenamento, ok, iniziate a usare il pallone subito. No, non va bene, neanche quello non va bene. Bisognerebbe fare una mezz'oretta di corse, di scatti, di allunghi e questo, e poi l'altra ora e mezza di allenamento la fai con il pallone. La fai con il pallone cosa significa? Fai il torello, fai il dribbling, fai con i birilli, fai gli scambi di posizione che si fanno di solito quando tipo io ti do la palla, vengo al posto tuo, poi tu la passi a un altro compagno, vai al posto suo. Questi sono allenamenti con il pallone da fare e così velocizzi anche con il pensiero i giocatori anche durante la partita, perché tutto, il tutto avviene in allenamento. Cioè, non possiamo pretendere di vedere delle situazioni in partita che magari non provano in allenamento. È impossibile. E questa cosa la devi provare da settembre, non da adesso sicuramente. E poi purtroppo questa cosa qui del caricare troppo il fisico, con lavori molto pesanti e molto basati sulla corsa, molto basati su tante altre cose. Adesso non so se magari può centrare anche la palestra, per carità, non lo so. Però sicuramente caricare troppo i giocatori e soprattutto non farli giocare con il pallone e appunto allenarli sulla tecnica, che vabbè, ovviamente sono bravi, sono a quei livelli, quindi tecnicamente sono già forti, però comunque è un discorso ovviamente sempre nel collettivo, non nel singolo. Tu devi allenarli, cioè l'allenatore non deve a quei livelli l'allenatore non deve fare l'allenatore sul singolo, come si fa magari nelle giovanili, che si basa, si dice, cioè, si buttano sulle basi del calcio, no? Lo stop, il passaggio di petto,
il tiro di collo, queste cose qui. Ovviamente a quei livelli si va ben oltre, si guarda soprattutto alla tecnica collettiva, non del singolo, collettiva. Cosa va bene per la squadra? E se tu mi fai carichi di lavoro troppo fisici, cioè troppo basati appunto sul fisico, quella cosa lì alla fine va più che altro sull'individualità del giocatore, perché tu basi alla fine sul fisico suo, no? Sui duelli fisici durante la partita, sulla resistenza dello stesso giocatore. Per me invece il calcio, cioè, poi ovviamente ognuno vede il calcio come vuole, però il calcio va vissuto e va visto in un'altra maniera. Ok, la corsa, ok, il riscaldamento, ok, gli allunghi, ok, tanti lavori che si fanno sui muscoli. Ok, però è altrettanto vero che il calcio principalmente deve avere come base il pallone. Perché se tu... Io mi ricordo anche, purtroppo qui in Italia funziona così, non alla Juventus, ma qui in Italia funziona così e ho avuto conoscenti che hanno giocato in alcune giovanili all'estero e la cosa è diversa, perché qui, anche qui in Italia, anche nelle giovanili di squadre di provincia, succede che praticamente tu fai un'ora e mezza di allenamento basato, ok, basata sulla corsa, sulla resistenza, sugli allenamenti fisici, sugli allenamenti muscolari, e mezz'oretta, se tutto ti va bene, un quarto d'ora di dribbling, di tiri in porta, di queste cose qui, e poi l'ultimo quarto d'ora la partitella. Così funziona. Boh. Tornando a Chiellini, purtroppo Chiellini non dà più garanzie fisiche. Quindi dalla prossima stagione, mi dispiace Giorgio, ma bisogna cambiare assolutamente, perché io preferisco appunto avere un giocatore che magari tecnicamente, cioè tecnicamente, è meno magari bravo rispetto a lui anche per quanto riguarda la marcatura, anche se in velocità, se lo prendi in velocità, Chiellini non ti raggiunge più di fatto, ma va bene, è un suo limite, come tutti insomma hanno i propri limiti. Però preferisco un giocatore appunto meno forte di lui, ma che mi dia più garanzie fisiche, soprattutto nelle partite importanti. Perché è inutile che io preparo una stagione per una competizione o per varie competizioni e poi nel momento clou di quella competizione lì, il giocatore perno, il capitano soprattutto, mi venga a saltare perché fisicamente non regge più. Tutto lì. Vabbè, ragazzi, fatemi altri problemi muscolari, altri problemi di infortunio, altre situazioni del cazzo, però ovviamente per gli intellettuali è sempre colpa del fato, non c'è nessun responsabile per queste cose. Ragazzi miei, ho capito un cazzo. Buona giornata a tutti e sempre fino alla fine, forza Juventus.